Ciao a tutti, scusate l'inquadratura diversa, però mi sono messa di qua per fare una prova se la luce qua da queste parti funziona meglio, sono in cucina. E niente, volevo fare di nuovo con voi il video della spesa Lidl, anche se erano venute fuori un po' di discussioni, comunque a me non mi interessa, nel senso che io vorrei provare questa settimana a fare spese in più supermercati. Ho fatto una lista della spesa da parte di Lidl, Migros e Prix e vorrei testarli, a parte, vabbè, la Lidl ormai, cioè, è mia alleata, tra virgolette, diciamo così. Vorrei testare anche la Prix in quanto c'è scritto che ci sono tantissimi prodotti veneti che vengono dal Veneto. E in più vorrei provare la Migros perché questo giro nel volantino che mi è venuto a casa ci sono un sacco di cose, di prodotti a 1 euro. So che a volte correre dietro alle offerte è anche un po' un controsenso, in quanto magari risparmiate sulle cose alimentari, però le buttate via, tra virgolette, buttate via in benzina. Però io ho la fortuna di averci comunque tutti abbastanza vicino a casa, quindi volevo fare questa prova. Aspettate, hanno suonato il campanello, arrivo subito. Ok, eccomi qua, ho il fiatone. Scusate, ma era il corriere, mi è arrivato un pacco, poi semmai farò un video dove vi farò vedere il vestito. Ok, respiro. Beh, vi stavo dicendo di questa cosa qua, per un discorso che vorrei seguire le offerte e vedere se oltre alla Lidl ci sono, cosa che sicuramente so che ci sono, dei supermercati dove hanno cose economiche. Però abbastanza buone, ecco. Allora, inizio subito, sennò è già tipo 2 minuti che parlo. Allora, ho comprato questo tubo di dischetti di cotone, sono 140, quelli rotondi. Questi costano 99 centesimi. Poi ho comprato questi qua, invece quelli più grandi. Mi trovo un po' meglio di quegli altri perché quegli altri vedo che ne consumo troppi, magari invece questi già con due sono diciamo a posto, soltanto per un discorso di quello, perché poi comunque sono buoni tutti e due per il prezzo che hanno. Questi sono 70 per 1,19 euro. Poi ho comprato questa qua, per chi non lo sapesse, questa linea qua con gli animali disegnati sopra, fa sempre parte dell'AIA. Vi avevo fatto un video anche per il precedente dove avevo fatto vedere che cosa compravo dell'AIA. L'AIA dà la carne anche per Eurospin, Lidl e altri supermercati. Questo è uno di loro. Io ho preso gli hamburger di tacchino, li ho già messi nel freezer, costavano 1,11 euro di due e sono abbastanza grossi, quindi vi consiglio di prenderli finché sono in offerta, non so quanto dura, però. Ho comprato il mio skyr, ne ho presi due, i soliti skyr a 99 centesimi. Questa volta ho voluto provare questo formaggio qua, il formaggio fresco quark, perché ho visto che un sacco di ragazze su YouTube ne parlavano. Questo qua magro rispetto a quell'altro normale, ha meno grassi e allora ho preferito questo qua. Costa 65 centesimi, viene dalla Germania. E niente, ho fatto il confronto, o meglio, ho fatto fare il confronto a mio amoroso che lui è un po' più, cioè, è un po' più istruito su queste cose, ecco, perché ha studiato apposta. I componenti di varie cose, non mi dilungo, ecco. E questo qua mi ha detto che l'altro aveva più proteine, questo qua ha meno proteine, però meno grassi, è meno grasso, una roba del genere, ecco. Comunque dategli un'occhiata, tra questo e quell'altro il prezzo è uguale, cambia solo che uno è più magro e l'altro no. Poi c'era in offerta la passata di Vella, è come piace a me, nel senso che ha solamente pomodori passati e il sale come ingredienti, non ha nient'altro. Non ha nessun colorante, nessuna schifezza, quindi è molto base e costa 55 centesimi di 680 grammi. Ho preso una rete di patate, io preferisco quelle rosse, non lo so, mi piacciono un pochino di più. Non so che a dire la differenza che così tanto cambia di gusto, però io non le preferisco anche come, più che altro come consistenza nella cottura, come rimangono, non si sfaldano, ecco. E costano 1,49 euro e penso che sia la rete di 1,5 kg. Poi ho preso, me ne libero subito, questo paccone qua di acqua leggermente frizzante della Saguaro. Penso che sia solamente per Lidl perché c'era scritto una roba del genere.
Date sempre un'occhiata perché è venuto fuori che praticamente tante case di acqua come Sant'Anna e quelle più conosciute all'interno hanno delle grosse percentuali di arsenico. Se voi comunque cliccate su Google vi viene fuori la lista di chi contiene arsenico e le percentuali. Questa qua non c'era scritto niente su internet, abbiamo controllato e non ne parlava. La proveremo insomma, poi magari cercherò di fare una ricerca un po' più approfondita. Comunque costa 19 centesimi. E sapete che non ho guardato se è da litro? Penso di sì. 6, no, 6 per 1,5 litro. Sono 6 bottiglie da 1,5 litro, 19 centesimi l'una. Quindi direi una miseria. Quello lì è leggermente frizzante, poi c'era anche frizzante e naturale. Ho preso il pacco di biscotti Atene della Doria. Erano in offerta da 99 centesimi. Io questi qua fin da piccolina li adoravo, li ho voluti prendere perché mi ricordavo un po' l'infanzia. Gli ingredienti sono farina di frumento, zucchero, oli e grassi vegetali, però c'è girasole e cocco, e poi c'è lo sciroppo di zucchero invertito, se qualcuno lo conosce, magari lasciatemi un messaggino sotto perché io cerco di evitare lo sciroppo di glucosio, però vorrei capire la differenza tra sciroppo di glucosio e sciroppo di zucchero invertito, non vorrei fossero le stesse cose, non sono informata su questa cosa. E poi vabbè, ci sono gli agenti lievitanti, lecitina di girasole e aromi e latte scremato in polvere. Quindi a parte questo sciroppo di zucchero che non si capisce che cosa sia, diciamo che è fatto abbastanza decentemente. Questo pacco qua 99 centesimi. Io l'ho preso, ripeto, più che altro perché mi ricordava l'infanzia, che quando andavo a Napoli dai parenti praticamente, compravo pacchi e pacchi di Doria perché giù costavano una miseria. Poi della Divella c'era anche in versione integrale, ho preso questi qua, sono dei biscotti rotondi al cioccolato e sono fatti di farina di frumento, zucchero, olio di semi di girasole, cioccolato puro di puro cacao, lecitina di soia, uova fresche, cacao in polvere, agenti lievitanti, amido di frumento, proteine del latte, aromi e sale. Questo qua non ha nessun genere di sciroppetti vari. Della Divella e vediamo un po', costano 0,95 centesimi di 400 grammi, quindi direi che costano anche una miseria. Ho comprato la Pepsi Twist, no, cerco di non bere grandi cose di Coca-Cola, però ogni tanto me lo includo nella spesa, no, più che altro perché fa veramente caldo. E bevo di tutto, bevo tantissima acqua, bevo più di 2 litri di acqua al giorno e a volte mi concedo uno o due bicchieri di tè, di succo, di qualcos'altro diverso nell'arco della giornata per variare un po', ecco. E 99 centesimi questo bottiglione qua. Poi ho trovato il succo di arancia, c'era anche di arancia rossa ma costava di più. E allora, questo qui è proprio fatto solo ed esclusivamente di arance, non l'ho mai preso. Ho voluto provarlo perché avevo voglia proprio di una spremuta di arancia, ma non è stagione. Dice succo d'arancia da spremitura diretta con 4,8% cellule d'arancia aggiunte, frutta 100% prodotto pastorizzato, imbottigliato in Germania, però sono arance italiane. E questo qua, quell'altro costava 2,29 euro, quello di arance rosse, e anche quello era fatto proprio solo ed esclusivamente di arance. Questo qua è 1 litro per 1,99 euro. Se effettivamente sono arance pure al 100%, direi che il prezzo è buono. Poi ho preso delle bottiglie di vino, ho preso il Vermentino di Sardegna. Non lo so, ho fatto la spesa in base ai ricordi dell'infanzia, di quando avevo casa giù in Sardegna, si andava sempre lì, quindi il mare, le vacanze, tutti insieme appassionatamente. E vediamo un po', questo 2,49 euro. Ho preso poi il Soave classico DOP, c'era scritto del 2015, denominazione di origine protetta, prodotto in Italia, non lo so, ho voluto provarlo, è fatto, dice a Bardolino, imbottigliato a Bardolino, quindi comunque è la zona mia, e questo qua l'ho voluto provare a 1,49 euro, Dio, il prezzo di solito per i vini è veramente basso, non lo so, ho visto un po' i prezzi così bassi, li ho voluti provare in caso di farò un arrosto o qualcosa.
Perché comunque spesso la Lidl ha dei vini che ne valgono la pena, non sono vini da sommelier, però da un bicchierino così da pasto, insomma. Stavo pensando che forse nessuno ha mai incluso l'alcol nella spesa, forse sono l'unica. Comunque bevete con calma e non guidate quando avete bevuto, che poi non vengano fuori altre polemiche, ve lo dico. Ok, ho preso questo di patatine, sono fatte con l'olio di semi di girasole e la farina di mais. Vediamo un po' sempre, io litigo sempre con gli scontrini, 59 centesimi, sono 85 grammi. Ho preso il super paccone di mozzarella, questa qua è latte italiano, ho scelto questa per quello perché sennò c'era quella fatta in Germania. Ho voluto insomma, evitare, ho voluto prendere no le nostre cose. Viene da MB, Usmate Velate, non ho idea di dove sia. E 2,79 euro. All'interno sono 4 pacchi di mozzarella. Io le ho messe nel freezer perché la scadenza penso che fossero in offerta per quello. Scade il 18 giugno. Volevo fare la pizza settimana prossima. Quindi niente paura. Vi dico che potete congelarle le mozzarelle. Cercate magari di scongelarle dopo una settimana così. Però mangiatele soltanto cotte se le mettete in freezer. Io preferisco così onde evitare germi perché insomma è sempre latte, c'è caldo fuori. Di solito a volte cosa faccio? Faccio a fette le mozzarelle, ci metto sopra un po' di passata di pomodoro, un po' di capperi e olive, le sbatto nel microonde qualche minuto e le mangio così, ecco. Non è male come anche idea. E poi ho preso queste qua perché le avevo assaggiate tempo fa e sono la fine del mondo. Costano poco, hanno proprio pezzettoni grossi di verdura, 1,29 euro di 4 e hanno l'82% di ortaggi, carote, cavolfiori, mais, piselli, patate. Poi c'è farina di frumento, fiocchi di patate, albume d'uovo, fiocchi d'avena, c'è un po' di zucchero, cosa che potevano comunque evitarlo, però sono veramente buoni. Di solito prendevo quelli dell'Esselunga, ma costicchiano. Questi qua invece li trovo buoni perché hanno proprio i pezzettoni di verdura. Basta, questo è tutto. Vado a provare il vestito che mi è arrivato. E vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!